Io mi manca il cantante. Dov'è Costanzo Del Pinto? Cioè, ho detto preparate, l'ho visto di pronto, poi è sparito. Ah, questa è fantastica. Cioè, allora. Beh, è sparito. Allora, sei andato a prendere l'altra chitarra? Perché non ti piaceva quella di prima? Vabbè, scusa, sapevi il problema. Allora, dopo parleremo di lui. Anzi, no, ci vado subito perché così c'è tempo, visto che non è pronto. Allora, lui si chiama, ciao, Costanzo Del Pinto. Buonasera a tutti. Bene. Ciao Red. Hai iniziato male, che mi sei sparito. È malissimo a questo punto. Senti una roba, allora, lui ha fatto di tutto nel mondo della musica, di tutto, dopo ne parliamo, però tu, dopo che sei uscito da Amici, credo tu abbia fatto il brano che stai per fare. Yes. È un mio brano che ho scritto e composto e che ha segnato l'inizio del mio capitolo discografico, appunto, dopo Amici. Okay. Si chiama Vivi il momento, lui è Costanzo Del Pinto. Sì. Stare sereno in un momento dove tutto sembra andare storto, male non è, sembra diverso, ma è sempre lo stesso, male che prima o poi se ne andrà fuori di qua. Il momento che va vissuto e anche in fretta, se no poi va via, non c'è limite nella magia. Vivi il momento e non piangerti addosso, che questa vita passa di qua. Se vuoi capirlo, vivi il momento, che poi quando non torni più indietro, bene sarà, oh, e sarà, con tutto rispetto. Cercano tutti da me in questo momento. Il tuo momento, il vostro è passato. Questa vita è tutta.
un altro senso, passa di qua. Allora, Rocco Camerlengo alle tastiere. E poi abbiamo Simone Pipoli all'altra chitarra. Maestro. Maestro, adesso vieni con me. Se non sbaglio, loro suonano anche con Do di Battaglia, giusto? Sì. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Qui, abbandona la chitarra e vieni qua. Mettila lì sopra. No, ma io ho già capito te, Costanzo. Cioè, io non riesco a capire perché tu quanta televisione hai fatto tu, e non solo in Italia? Beh, oltre Amici ed altri programmi come Ospitate Rai e anche dei programmi su TV secondarie locali, poi sono stato all'estero. Ho lavorato in Russia, a Sochi, e ho avuto un importante trampolino. Poi magari... Cioè, cosa hai fatto a Sochi? Da lì... Fermati, sì. Come mai arrivi a Sochi? No, perché poi stati in Lettonia. No, perché dicevo che nonostante tu abbia fatto tanta televisione, ti emozioni, c'hai dentro di te una sorta di insicurezza che è anche bella, Perché ad esempio, perché hai cambiato la chitarra? Perché sei preso per cambiare la chitarra? E improvvisamente non ti andava bene quella... No, quella in realtà l'avevo lasciata fuori, vicino allo studio di lì, tra l'altro. E poi parlando con tutti, ho lasciato anche di là anche la testa, quindi sono andato a prendere la testa. E però dicevo, come mai che... però ti vedo che sudi, che sei emozionato, che vivi proprio. Vivo il momento. Perché? Perché faccio questo da sempre... E nel momento in cui mi sono chiesto perché lo fai, perché ho queste sensazioni, ho queste emozioni dentro, e ho detto il giorno in cui non avrò più queste sensazioni, questa goccia qui, ho detto non lo faccio più. Perché fra l'altro tu hai fatto anche tanti concerti, tu hai fatto tutto il tour con Do di Battaglia, cioè Dodi ti vuole un bene della Madonna. Dodi è, come dico io, una sorta di papà artistico. Dopo 8 anni si è andati un po' oltre quello che è il rapporto lavorativo, e abbiamo costruito insieme un vero rapporto umano di amicizia, dopo aver tra l'altro fatto più di 300 concerti insieme e anche dei dischi con lui. Ho praticamente un rapporto quasi padre-figlio, sì. Dodi oggi sarebbe qui, ma oggi Dodi non c'è più. Per un po' non c'è più. Oggi è un pù. Ok. Sì, sì. Mi hai messo paura quando hai detto no, non c'è più. No, lo sapevo per fare. No, perché ho detto Dodi, perché lui ama sempre venire qui, no? Allora l'ho chiamato e ho detto Dodi, dico, ma vuoi venire? Comincio un nuovo Roxy Bar? E dice, non posso, adesso sono un pù. Quindi per un po' lui è un pù. Poi quando sei pù... È salito sull'astronave. Sì, adesso è un pù. Quindi quando uno è un pù, è un pù. Non è più un ema. I pù sono... È fantastica questa storia. Senti invece, perché... Cioè, da dove parte l'idea di... Cioè, tu fai Amici, ok? Hai successo ad Amici? Che io non lo so, perché io non guardavo... Diciamo che in quell'anno specifico è stato lanciato il rap, quindi è stato l'anno un po' di Moreno, della musica rap in Italia, quindi noi del pop in quell'anno che eravamo... C'era Moreno quell'anno lì? Sì, 2013. Ah, ma aspetta che lo chiamiamo, non risponderà perché è un disgraziato, che ha fatto un disco Moreno. Super. No, adesso ha fatto un disco con Denti, credo, non mi ricordo più, con Danti, fa sentire, e ha detto che viene, sentiamo se Moreno... Se Moreno risponde, perché lui io gli mando un messaggio, lui mi dice, ma veniamo da te a farlo? Dico, va bene, dimmi quando. Dopo una settimana mi risponde al WhatsApp e dice, allora che facciamo? E dico, cazzo, cioè, è un mese che stiamo andando avanti a messaggi di settimana in settimana, capito? Infatti vedi che non risponde. Cattivone. C'ha due numeri, proviamo anche quell'altro, ma non so... Se risponde qua. Comunque l'anno del rap. Tu eri nella squadra di Miguel Bosé. Miguel Bosé nella squadra blu. E quindi diciamo un po' tutti noi del pop abbiamo avuto un po' la peggio, se vogliamo, sotto quel punto di vista. Perché parlando di visibilità, diciamo a un certo punto erano tutti fissati con il rap. Quindi certo.
siamo certo. in quell'anno passati un po', diciamo, in secondo piano, ma nello stesso tempo ringrazio quell'esperienza per una formazione professionale che ho ricevuto dentro la scuola. Io dico sempre, ci sono due lati di amici, il lato televisivo certo. non risponde. No, no, non risponde, ho due numeri, sto provando due numeri, ma Moreno non risponde. Ma sei amico di Moreno? Sì, siamo stati dei compagni di viaggio, ora è un sacco di tempo in realtà che non lo sento anch'io. Ma... E quindi diciamo, non hai avuto mai, però sei uscito e avevi una notorietà. Sì. Cioè, che notorietà? Tu no, prima eri conosciuto, no? Prima di fare il talent? Avevo la notorietà del ragazzetto di Amici, che dura all'incirca un anno, e in quell'anno ho avuto una tournée bellissima e avevo delle prospettive già subito per quanto riguarda l'incisione del primo disco. E poi da lì invece è passato del tempo e ho ricominciato proprio con Vivi il Momento, che è il brano che ho suonato prima. Ma perché poi dopo è sparito tutto? Cioè all'inizio c'è i suoni riflettori, poi sparisce tutto? Sì. Perché ho visto anche, ho letto che anche un altro ragazzo, Ricky, adesso che è in crisi, ha passato down in parecchi, c'hanno momenti... Lui adesso sta lavorando, credo, ancora molto in Sud America. Ricky? Sì. Comunque, e tu perché vai a finire in Russia? Cioè, che cosa è venuto? Cosa succede? Qual è l'occasione? Ho avuto la fortuna di conoscere un amico che si chiama Antonello Carozza, che saluto, e in questo caso anche Simone Sala, li saluto entrambi, perché grazie a loro due ho avuto la possibilità di fare questo viaggio, che all'inizio doveva essere fatto da un altro artista, quindi ho avuto anche, diciamo, nel male. Sliding Doors. Esatto. E da lì sono nate determinate cose, un sacco di cose, perché appunto ci confrontavamo con 1500 artisti provenienti da tutta Europa, lì a Sochi, e quando ho vinto quel festival con un brano inedito, e da lì è cambiato tutto a livello internazionale, perché siamo andati poi a fare il New Wave, il festival, praticamente io lo chiamo il Sanremo russo, se vogliamo, sì. Che è uno dei festival più importanti di tutta la confederazione russa, se vogliamo chiamarla, ed è seguito da più di 50 milioni di telespettatori. Da lì è partito, diciamo, la mia diciamo, carriera. E poi sono tornato in Italia e ho lasciato tutto per un po'. Perché sono stato due anni completamente fermo. Ma perché non sei rimasto in Russia? Perché in quel momento c'era tanto lavoro in Italia e c'erano delle proposte molto interessanti, e chiaramente a 20 anni avevo voglia di stare vicino ai miei affetti, alla mia famiglia. Invece la Lettonia? La Lettonia è stato questo secondo passaggio che poi ho menzionato, che sarebbe il New Wave. Esatto. Sì, il Festival Speranze d'Europa l'abbiamo fatto in Russia la prima volta a gennaio, il New Wave. Come lavorare in Russia? È fantastico. Perché? Perché è meritocratica, è libera sotto questo punto di vista. Allora, se tu mi dici che è fantastico perché è meritocratica, significa che sottintendi che l'Italia non è meritocratica. Meno, sotto certi punti di vista... Ma è un mio, non mio personalissimo pensiero, vedo più che altro come gira l'arte fuori dall'Italia e dentro l'Italia, e fuori dall'Italia sento un interessamento sotto il profilo artistico maggiore. Poi tu, fra l'altro, hai una voce spettacolare, quindi visto che all'estero amano la melodia italiana, non amano il rock italiano, la melodia. È stato un plus sotto quel punto di vista, sicuramente. Vanno tutti pazzi per l'italiano, è vero. Tant'è che cantai l'italiano. L'italiano hai cantato. Anche tra le cover. Tutugno, ma hai avuto grande successo con l'italiano. Sì, perché ci fu una rivisitazione rock del brano. Immaginate tutti. Russi, lettoni e chi più ne ha più ne metta, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, con un accento, anche se vogliamo, no? Un po' improvvisato. Ma Toto Cutugno era vivo ancora? Sì, si espresse anche i suoi complimenti, fu carinissimo, non ricordo ancora. Poi volevamo fare qualcosa insieme, ma ci fu anche Amici di mezzo prima, c'erano un po' troppe cose. Nella mia vita ho tutto o niente, si dice sempre. Cioè, sì, tutto niente. Quando... non sai cosa fare prima. E Dodi Battaglia dove l'hai incontrato?
Do di Battaglia l'ho incontrato subito dopo la reunion del 2016, quindi dopo il cinquantennale. Sì. Ho avuto questa fortuna di mandare dei provini perché all'epoca stava cercando un vocalist. La band l'aveva già trovata e sono parte dei ragazzi, parte è a casa. Vorrei infatti salutare Beppe e Davide, l'altra metà della band di Dodi. Lì all'inizio erano solo loro e ho avuto questa fortuna di essere preso e da lì è partito tutto, dal 2017. Senti che storia. Che è il brano che vai a fare adesso. Yes. Bene. Che cosa senti? È uscito come disco, come volatile, com'è? Sono due supporti digitali, per questo non te li ho portati fisicamente. Sì. Infatti ho detto che prometto che al disco che sto lavorando, con cui sto lavorando adesso, che poi stamperò, è Moreno. È Moreno? Che poi stamperò, te lo porterò. È vero. Moreno! Sì? Sì, chi? Red Ronnie, scusa, mi chiami? Certo che lo so. Sì, caro, certo che lo so chi sei. Secondo me non si ricorda. Allora, tu, secondo me, tu non ti ricordi di un ragazzo che faceva amici con te, che era nella squadra di Cocche, ce l'ho ospite. Grazie, intanto Romina. È Costanzo Del Pinto. Ciao, no, Moreno. Ma come posso scordarmi? Ciao, Moreno, come stai? Anche se fumatore riesco ancora ad avere buona memoria. Costanzo Del Pinto è il fratello nascosto di Gianluca Grignani. L'ha detto. Era fissato lui con questa ma cosa. Ma perché? Fissato. Si assomigliano. Guarda Gianluca Grignani da giovane, riguarda lui. Non so se porta ancora i capelli lunghi, il chiodo, il genere comunque musicale che è un po' rotto. Sì, hai ragione. Sai che adesso che mi fai vedere il jeans rotto. Sì, hai ragione. Lo so. Certo, bravissimo ragazzo, bravo artista. No, lui ha sofferto quell'anno perché quell'anno vincevate voi rapper, eravate voi che avete dominato quella edizione di Amici. Era lui, non voi, era Moreno e basta. Era solo io. Ha monopolizzato tutto. Sì. Senti, Moreno... Però la cosa bella rispetto ad alcuni miei colleghi è che anche a distanza di 11 anni, se ritornassi mai lì, lo rivinco. Esatto. Questa è la cosa forte, grande amore, sempre carattere da vendere, Moreno. Fortissimo. Grazie Costa. Senti, grazie. Ti aspetto presto qui allora, mi devi dire una data. Sì, ho già mandato ieri il vocale che mi hai mandato per fare controllare il calendario del giorno 18 di giorno di dicembre che finisci. Dammi soltanto il tempo di organizzare e te lo mando tra domani e dopodomani, ti mando un'opzione di data. Moreno, io mi meraviglio che tu mi abbia richiamato, sai perché? Perché tu mi mandi un messaggio, io ti rispondo e tu mi rispondi dopo 6 giorni. Quello purtroppo è un mio problema, ma sappi che comunque nei miei pensieri ci sei, perché comunque ogni volta che faccio uscire qualcosa penso alle persone che comunque hanno avuto piacere di ospitarmi e mi reputo comunque un privilegiato, visto quello che tu hai come idea nei talent, così, di essere venuto da te, perché mi hai sempre fatto dei complimenti e mi sento, rispetto ai miei colleghi, un privilegiato, quindi credimi che sei sempre nei miei pensieri, nella mia casa nuova c'è il tuo pulmino che mi hai regalato di Morena. Ok, ciao bambino. Ciao, ci vediamo, ciao, Red. Grazie, ciao. Saluta Costanzo. Ciao, ciao amore. Ciao. Ecco. Moreno aveva un grande carattere, lo avevi tuttora. Aveva sempre la risposta pronta, me lo ricordo. Poi lui faceva freestyle, quindi gli facevano fare quella roba che praticamente... Sì, lo so. Ed era sempre un grande... Senti, no, io l'ho visto fare un tunnel a Nedved con la Nazionale dei Cantanti e si è arrabbiato da matti. Nedved è andato là, poi l'ha picchiato e dopo si è incazzato Ramazzotti, è successo un casino con Moreno, perché lui è un ragazzo fantastico. Lui, allora, spieghiamo, nel calcio la cosa più brutta che tu puoi fare a un calciatore è un tunnel, cioè gli fai passare il pallone tra le gambe. Lui non solo ha fatto il tunnel a Nedved, attenzione, ma dopo che gli ha fatto il tunnel gli ha fatto così, ciao, umiliazione totale. Sì, come dire, ciao. Nedved è partito, è arrivato con le gambe, pam, l'ha fatto volare. Ok, allora veniamo a te, vai a fare, che cosa fai adesso? Che brano fai? Un medley? No, quello è il tuo. O vuoi fare il medley o vuoi fare il tuo? Quello che vuoi, Red.
Qualsiasi cosa. Facciamo il mio? Quale volete fare? Via. Quale si chiama? Senti che storia. Che storia è? L'hai scritto tu? Sì. Cosa parla? È un amore finito, ma con rispetto. Quindi finisce l'amore, rimane il rispetto, rimane l'affetto che c'è in una coppia che si ama per tanti anni. E volevo ricordare un vissuto della mia vita con questa cosa. Lei lo sa che gliel'hai dedicato? Certo. E cosa ha detto? Che ci piace? Felice, molto. Felice, però non ci stai più insieme? No, assolutamente. No, bene, bello che le cose che finiscono in maniera... Allora... Altrimenti non la scrivevo, no? Eh certo, e come no? Altrimenti, senti che storia, siamo ancora qua. Esatto. Già. Allora vai, Costanza Del Pinto, vai sul palco. Via. Allora fa questo brano che non è ancora... Diciamo sarà sono quei brani volatili che sono in giro volatili, nel senso che e niente, sentite che voce che c'ha questo qui, altro che senti che storia. Ci sei con la chitarra? Allora, Costanza Del Pinto, senti che storia. Senti che storia parla di noi, siediti e basta, mi ringrazierai. Sembra difficile, ma stammi a sentire, non confondere l'orgoglio con il bene che ti voglio. Ti cerco, ma se c'è una cosa che ricorderò per sempre sarà un brivido che sa di te, la nostra canzone, i nostri mi dispiace, i baci a fare pace, le parole sussurrate forte sotto le lenzuola, sei la pioggia che ho dentro, amore. Senti che storia parla di noi, non cerco una scusa, credimi è così. Sai quel giorno se ci penso ancora adesso fa un po' male, ma tu sei così testarda e inflessibile di quelle che non cambiano mai, mai. Cerco, ma se c'è una cosa che ricorderò per sempre sarà un brivido che sa di te, è la nostra canzone, i nostri mi dispiace, i baci a fare pace, non è mai cambiato niente, sempre ormai dovunque andrò, ma non tornerei mai se fossi te. Perché perché il vuoto lascia il segno, e tu, e tu, e tu non l'hai capito mai. Senti che storia parla di noi. Yes. Allora, chiaramente, attenzione, non fatevi ingannare, questa voce è tutto grazie all'autotune. Oggi non funziona l'autotune, purtroppo. Oggi non funziona l'autotune. Cos'è che dice? Cos'è che dice? C'è Massimo Recine. Cosa vuol dire? Volevo fare un saluto a Gianni Strano, il mio manager. Un forte, forte saluto. Gianni Strano, vieni dentro un attimo.
Gianni Strano, no, perché Gianni Strano ha tutta una storia. Allora, sarebbe bello che il nuovo Roxy Bar iniziasse, che ne so, 2 ore prima, 3 ore prima. Vieni dentro. Cosa vuol dire? Bello, dice no. Perché sono bello, perché se ci collegassimo in diretta prima, quando arrivano, no? Lui mi faceva dei racconti incredibili. È vero. Tu sei stato manager di alcuni artisti. Sono stato con Leale, con la Ox. Ho lavorato con Drupi, con Fiordaliso, un po' tanti. Mattia Bazzar, ho lavorato anche con loro. Tutta gente tranquilla, molto. Tutta gente a casa. Mi sono veramente divertito e li ringrazio ancora oggi. Sì. Sono stati veramente degli amici per me. Sì, ma lavorare con gli artisti sono strani però. Non ti faccio dire nulla di quello che ci siamo detti, ma sono strani gli artisti. Ma sì, sono artisti. Vorrei ringraziare tanto Gianni, perché Gianni non vuole mai farsi vedere. Questa è un'altra cosa. Tu in quanti studi televisivi sei stato? Guarda, pochi, perché ero un tipo che non volevo frequentarli. Rimanevo sempre dietro le quinte. Però da dietro le quinte li vedevi. Sì, certo. Questo è un po' diverso, eh. Beh, questo sì, questo è particolare, questo mi piace. Scusa. Grazie. Questo è familiare. Grazie. Allora, c'hai una voce della Madonna, te, porca vacca. Red, non dire così perché poi dici che mi emoziono. No. E adesso tu fai un medley. Allora, io capisco il primo brano del medley, che è Uomini Soli, perché tu quanti hai detto, hai fatto 300 concerti con Dodi. Sì, è un omaggio vero e proprio. Bello e buono. Anche perché lo facevano. E devo dire che tu arrivi in alto su Uomini Soli, ti ho sentito nelle prove. Allora, e poi non capisco perché La Sera dei Miracoli di Dalla. Perché Dalla, lo dico sempre con tanto orgoglio, è il motivo per cui io canto in italiano. Oggi ho iniziato a cantare in lingua straniera, dopodiché ascoltando Dalla e soprattutto tutta la sua discografia ho avuto questa illuminazione grazie a lui, quindi me lo porterò credo avanti per sempre. Ma tu di dove sei, Costanzo? Originario molisano, vengo da un piccolo paese che si chiama Portocannone, paese che vorrei salutare tutti, infatti ci approfittiamo per salutare gli affetti, e bene. Okay. Poi sono cittadino del mondo, un po' vagabondo, un po' su, un po' giù. Ma dove abiti oggi? Oggi in Puglia, sulla litoranea salentina, vicino Taranto, sul mare quello chiaro. C'è sì, no, ci sono stato vicino a Torre Lapillo. Sì, esatto, quella zona lì, litoranea, esattamente. Cavolo. Si tratta mica male il tipo, eh. Allora. Ovviamente quando vuoi venire a trovarmi sei mio ospite. Ah. Perché questa è una promessa, perché devo dirti che... Allora, io devo dire che l'anno scorso sono stato a Torre Lapillo in Salento. Una figata. Tutta quest'anno sono stato dall'altra parte nel Gargano, il mare dall'altra vostra parte è molto meglio. Io penso che sia solo una questione di fondale, perché abbiamo fondale scuro dalla parte dell'Adriatico e fondale chiaro dalla parte del Mar Ionio. Tutto questo chiaramente caratterizza il colore dell'acqua, le foto, ma abbiamo uno splendido, degli splendidi due mari, dicono. Sì, no, secondo me anche di là. Però quest'anno c'è stato un po' l'influenza dell'Adriatico del Nord, con tutti gli scarichi che fanno nel Po, e c'era un po' di mucillagine, quella, quindi non... Però, insomma... Commentabile. Allora... Uomini Soli e La Sera dei Miracoli, Costanzo Del Pinto. E va a telefonare dopo barba che sa di pioggia, la 24 ore perduti nel Corriere della Sera.
nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo ed è solo, perché in testa strani tagli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo. Per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farsi amare come siamo, senza violentarci più. Nevrosi, gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, così nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde e sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, bisogna aver paura, ma stare un poco attenti a due e due gli innamorati. Sciolgono le vele come i pirati e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei. Thank you.
Vieni qua, vieni qua. Rocco Camerlengo e Simone Pipoli sono i due che accompagnano Costanzo Del Pinto, che sono anche, fanno parte della band di Do di Battaglia. Quando è Do di Battaglia? Adesso Do di Battaglia è Pooh, quindi non è Do di Battaglia, ma tanto prima o poi si sciolgono di nuovo i Pooh, perché ormai si sciolgono, fanno il tour d'addio, poi dopo si rimettono insieme, poi dopo si sciolgono, poi si rimettono insieme. Sembrano Richard Burton e Edith Taylor, che si lasciavano e si mettevano insieme in continuazione. Senti, allora, tu hai una voce meravigliosa e secondo me tu hai molte prospettive all'estero. Questa è una grande cosa, detta specialmente perché, da te. Perché prima di tutto, io, se posso darti un consiglio, così dico, hai delle canzoni che sono molto belle, hai una voce bellissima, sei in grado di mescolare canzoni tue a classici italiani e secondo me all'estero tu andresti fortissimo. Questa è una mia idea. Facciamo i biglietti? Sì. Andiamo insieme? No, io posso massimo venire a trovare in Puglia. In Puglia, dice. Però in Salento, anzi, però hai capito. E a questo proposito io ti do un portafortuna, che no, è un lingotto d'argento puro, no, con dietro il Roxy Bar. È fatto solo, no, da Jack Gold, fuso, per, cioè non ce l'ha nessuno, ce l'hanno solo gli artisti che vengono qui. Questo non lo sapevo. Questo è, difatti tutti stanno chiedendo come posso fare a comprarlo, non si compra, tieni, questo è per il futuro, è un lo costruirò. Ti dico che i primi guadagni che farai all'estero, che guadagnerai, tu compra argento e oro, non tenere del denaro cartaceo. E neanche in banca. Io non vedo l'ora di portarti il mio disco fisico. Voglio regalarlo. E quando tu arrivi col disco fisico, farai degli altri brani e ti darò un altro lingottino. Okay. Perché no, tutti quelli che vengono qui, c'è Ilario Argiolos che dice: oh, tutti i mercoledì sono qua. Quindi, ok, va bene. Questo è per te. Non so come ringraziarti, veramente. Niente. Dal profondo. Complimenti, mi raccomando. Specialmente per le belle parole che hai speso. No, belle parole, c'è niente. Belle parole, io le dico perché sono vere. Ti dico questo. Vai avanti con, lascia stare, in Italia, cioè non c'è molto spazio per, anche Beatrice Antolini diceva, cioè, tu te ne sei reso conto, anche tu stesso te ne sei reso conto che all'estero eccetera, credimi, tu hai una voce che se vai nel mondo, America, Russia, stavo a dire America, Russia, però adesso fanno pace, quindi America e Russia. Ok. Ciao, Red. Grazie. Posso te. Abbracciarti al volo? Certo, vieni qua. Ecco qua. Ah. Forte, fortissimo, vai, veramente. Vai, viva piccolo. Il lupo, e grazie per le splendide, okay, parole, per questa ospitalità. Grazie a te, Costanzo. Ciao. Del Pinto. Ciao a tutti.